porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Sì, io do la buonasera a Ramiro Espinoza, è la guardia della Bim Bum Basket Rand che si è riscattata proprio domenica nella vittoria interna contro Rocca Rainola. Innanzitutto, come stai e come sta andando questa tua nuova avventura a Rand in Calabria? Ben trovato. Bene, bene, bene. Sono molto contento, molto felice di essere qui in Rende. È una città bellissima e qui andiamo. Sì, e sta anche imparando l'italiano, stando a Rende. Ti volevo chiedere, ma com'è stata l'ultima partita, quella vinta, quella di domenica? Bene, bene. Meglio che la prima partita. Con l'arrivo di Niccolò Guzzo penso che abbiamo giocato meglio e soprattutto va bene per me perché posso giocare più di guardia, essere più offensivo, pensare più in canestro, non pensare nell'ordine del gioco e delle squadre. E anche con Danilo che ha giocato sua prima partita, ha venuto bene per tutti noi. Che giocatore è questo Danilo? È un giocatore giovane, buono, che deve allenare, ma è un buon giocatore, un gran giocatore. Sì, insomma, un ragazzo che è stato ingaggiato in estate grazie alla longa manus di Donato Avenia, che salutiamo. Ramiro, ti volevo chiedere, ma che ne pensi di questo campionato? Com'è il livello? Stai trovando difficoltà, un campionato duro? Sì, vedo un campionato molto duro, difficile, fisico soprattutto, con giocatori di ottimo livello. Vedo anche una differenza tra i primi e gli ultimi squadri, ma bene, sto cercando di abituarmi al gioco qui. È il primo anno in Italia per te, vero? Vero, 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 sì. Sì. Prima giocavi in Argentina, in che campionato giocavi? L'anno scorso ho giocato in Serie A2, si chiama Liga Argentina, il secondo livello in Argentina, in Rivadavia. Sì. Insomma, ti volevo chiedere invece come ti stai trovando con il coach, con Pierpaolo Carbone. Bene, bene, bene. Penso che è un gran allenatore che è esigente con me e con tutta la squadra. Lui sa che possiamo giocare meglio. È un gran allenatore, Sì, una brava persona. prima Ramiro ha parlato di squadre di alta fascia e bassa fascia, rende a tutte le potenzialità per provare a scalare questa classifica migliorando. Ora chiaramente è arrivato Nicco Guzzo, che è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Io sono contentissimo perché è uno dei miei giocatori preferiti, non l'ho mai nascosto. E poi è lui che ha detto adesso mi trovo meglio perché gioco in guardia, posso fare più canestro, devo mettere meno ordine. All'ordine ci penserà lui, insomma, questo è un buon dato, vuol dire che questa nuova quadratura può diventare importante. Devi sapere che a Cosenza, tantissimi anni fa, giocava un argentino che si chiamava Federico Elale, e da lui si aprì un mondo di argentini in Italia, non soltanto in Calabria, anche se tutti ricordano gli argentini di Reggio Calabria, insomma, Manu Ginobili, Leandro Montecchia, Ugo Sconochini, Carlos Delfino. Tu hai uno di questi come tuo idolo. Chi è il tuo idolo della nazionale argentina di Sì, quella generazione pazzesca? il mio idolo è Manu Ginobili. Sono cresciuto guardandolo giocare, è il massimo riferimento argentino di basket. È vero che per voi argentini Manu è meglio di Diego Maradona.
Top 3 ma sì, il Maradona di basket, Sì, possiamo dire. questo senza dubbio. Poi c'è anche Messi nel frattempo, insomma, è una bella lotta pazzesca, anche se insomma. E anche Delfino sempre mi è piaciuto come gioca. Sì, Delfino che gioca ancora, gioca a Pesaro, ma quando eri in Argentina ha mai sentito parlare della Calabria, di quando giocavano tutti questi giocatori, Manu, Montecchia, eccetera, eccetera? Conoscevo, ma no, non sapevo molto. Sì, devi sapere che tantissimi anni fa arrivarono a Reggio Calabria Ugo Scolochini, Giorgio Rifatti e Gabriel De Simone, ti parlo degli anni 80, poi da lì iniziò tutto un excursus, tantissimi giocatori, anche a Catanzaro, devo dire, c'è stata una colonia fortissima di giocatori argentini, tanti di questi giocano ancora, come per esempio Marcelo Dip che gioca a Bisceglie. Hai qualche tuo ex compagno di squadra che gioca in Italia? Come? Scusa, C'è no. qualche tuo compagno di squadra Sì. dell'Argentina che gioca in Italia? Sì, dell'anno scorso Tomás Raimundo sta giocando anche in Serie C Gol. Ha giocato con me l'anno scorso in Rivadavia. Ah, bene, bene. Io, insomma, all'inizio del campionato nella Vis c'era Barbotti che poi non ha firmato per ragioni di tesseramento. Anche lui ha giocato anche in A1 e se ne Sì, parlava sì. un gran bene, insomma. Prossimo impegno a Bellizzi. È una partita dura. Che gara ti aspetti? Sì, dura come tutti, sono tutti dura, ma questo va bene, va bene. Dobbiamo allenare tutta la settimana, pensare in giocare meglio la domenica prossima. Penso che con l'arrivo di Nicolò, una settimana di più di allenamento, possiamo giocare meglio e più insieme. Com'è il gruppo? Come ti stai trovando con i vari Paolo, Frascati, Cosimo, eccetera, eccetera? Bene, bene, sono brava gente, sono molto gentile, mi aiuta in italiano a parlare, brava persona, anche Serbi, Luka Marković, Dusan Ranitovic, Riccardo Calara anche. Sì, insomma, poi puoi apprendere tantissimi dialetti dal Reggino, passando per Siderno, passando la Serbia, il Lazio, ce l'hai tutti, insomma, quindi puoi fare grande esperienza di dialetti, Sì, ovviamente c'è il cosentino, con il più difficile, con il cosentino Denis, il capitano. Con il capitano questo più difficile. Lo salutiamo Denis. Vabbè, è la prima intervista in italiano, è durata 9 minuti, la prossima la facciamo durare 1 ora e mezza, quindi vuol dire che è andata molto bene. Bene. Io ti ringrazio e in bocca al lupo per il tuo campionato. Grazie, grazie. Posso dire qualche parola Sì. in spagnolo per la mia famiglia? Sì. Bueno, le mando un saluto a mia famiglia argentina e a tutti i miei amici che sicuramente vanno a stare viendo questo video. Grazie, grazie mille. Fondamentalmente era come se parlassimo con la famiglia di Cosimo a Siderno, è molto simile l'accento, non è cambiato molto. Saluto Cosimo, so che si è fatto male, spero che recupera presto, insomma. Penso che lui deve riposare 2 settimane più. Sì, speriamo di ritrovarlo quanto prima in campo. Io ti auguro una buona serata e ci vediamo presto. Molto grazie, grazie mille. Ciao, Ci ciao. vediamo. Ciao ciao. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, Sì. come Ginobili.